Eccoci qui, finalmente ben ritrovati ragazzi, ben ritrovati. In questi giorni sto facendo il cambio dell'armadio da invernale a primaverile e mi sono ritrovata in mano questa felpa vecchissima che mi aveva regalato una mia amica fondamentale, la Gaia. Ciao Gaioschi, un beso. Che aveva preso in Irlanda e che mi aveva portato con tutto il suo amore solo per me. Visto che ci sono comunque molto affezionata, non volevo buttarla via e ho deciso di trasformarla ricavandone quattro cose. Partirò con i tutorial più semplici, che sono quelli di un cappello da skater e di un paio di scaldamuscoli. Poi ci sarà quello del top, che è un po' più complesso, ma semplicemente se si vuole rifare a casa c'è da prestare un pochino più attenzione ai passaggi, però comunque fattibilissimo, cioè vedrete che... E ultimo, ma non ultimo, una borsa porta LP. Quando andiamo alle fiere dei vinili, il mio ragazzo, non troviamo mai delle borse di tela adatte a contenere gli LP. Se vai senza borsa, ti danno quelle di plastica. Quindi ho detto, la cucio. Questa è la felpa. Devo dire che mi sta veramente grande e flop. Quindi cosa faccio? La tolgo e mi metto a scucirla. Con l'aiuto di una forbicina per le unghie oppure se l'avete uno scucino, iniziamo scucendo il cappuccio. Appiattire il cappuccio, quindi unire con degli spilli la parte che abbiamo appena scucito. Dopodiché cucire a macchina. Una volta cucito, ritagliare gli eccessi di stoffa con una forbice seghettata o normale. Il tessuto delle felpe, comunque, in genere non si sfilaccia. Ora non ci resta che risvoltare il cappuccio dall'altro lato. Ecco qui un cappello un po' particolare, che all'occorrenza può anche diventare un astuccio per contenere, che so, le cuffie per ascoltare la musica. È bello, mi piace. Dai, davvero? È comodo. E ti fitta la testa, capito? Cioè, è giusto. I like it. E insomma, questo era il mio boy. Ora possiamo passare agli scaldamuscoli. Scucciamo le maniche della felpa come abbiamo appena fatto con il cappuccio. Dopodiché, rimuovere gli eccessi di filo su entrambe le parti. Orlare il bordo grezzo con degli spilli. Faccio questo passaggio ovviamente anche per l'altro scaldamuscolo. Come ultimo step, passare macchina entrambi i pezzi. Abbiamo già finito, raga. È stato semplicissimo, vero? Amo no, quelli sono i miei scaldamuscoli. Amo no. Well, that's how it fits. Penso che siano venuti molto bene perché sono un amante, a parte che degli scaldamuscoli, anche del taglio a zampa, quindi 10 punti su 10. Adesso è il momento di pensare al top. Fate molta attenzione perché la sua riuscita è la più challenging. Iniziamo separando la tasca centrale dalla felpa sui tre lati cuciti sulla parte centrale. Mi raccomando di non scucire il lato inferiore perché quello ci servirà. Fatto questo, con un pennarello a partire dal centro, segno sull'elastico due tacche corrispondenti alla metà della circonferenza del proprio busto, nel mio caso circa 36 cm. Dopodiché spillo belle piatte le due parti dell'elastico. Ora tagliare l'elastico un centimetro più all'esterno rispetto alla tacca che avete appena segnato. Quindi scucire la parte di elastico attaccata alla felpa, fino alla cucitura della tasca. Proseguire scucendo l'elastico anche sul dietro della felpa, per tutta la sua intera lunghezza. Eseguiti tutti i passaggi, dovreste ottenere un risultato così. Ancora qualche step e il bustino del nostro top è finito. Separare ora la parte centrale della felpa dal top con una forbice, senza però tagliare l'elastico. Adesso possiamo rimuovere gli spilli che tenevano insieme l'elastico davanti con quello dietro. Appuntiamo quindi gli elastici sul lato corto, così da ottenere l'apertura circolare del nostro top. Next step, le spalline.
Segnare un rettangolo alto come tutta la felpa e largo come il metro che si sta utilizzando. Il mio era circa largo 2 cm. Dopo aver unito con degli spilli la stoffa sopra e quella sotto della felpa, ritagliare lasciando un margine di mezzo centimetro sui lati lunghi del rettangolo. Abbiamo così ottenuto 2 spalline. Rimuovere gli spilli e appuntare le spalline separatamente sul top come nell'immagine. Una volta indossato, il top dovrebbe vestire così. Segnare con un pennarello la posizione delle spalline sul top, in modo da ritrovare facilmente la posizione dopo i prossimi passaggi. Tagliare poi la parte in eccesso delle spalline con una forbice. Rimuovere le spalline dal top e una per volta piegarle su se stesse dritto contro dritto per poi spillarle. Ricavare poi dalla felpa un'ulteriore spallina, nello stesso modo in cui abbiamo creato le altre due, ma di larghezza doppia, quindi eseguire lo stesso procedimento di piegatura e spillatura. Ora è il momento di cucire. Con un punto largo unire i due lati di ciascuna spallina. Cucire anche uno dei lati corti, così da poter risvoltare sul dritto la stoffa facilmente. Una volta terminate le cuciture, con l'aiuto di un uncinetto o di un bastoncino abbastanza lungo, risvoltare sul dritto tutte e tre le spalline. Prima di unire le spalline al resto, dobbiamo rifinire i bordi del top. Separare quindi l'elastico dietro dal top, ribaltarlo dritto contro dritto, come sto facendo, poi spillarlo, così come abbiamo appena fatto per le spalline. Passare anche lui sotto la macchina da cucire, quindi risvoltarlo sul dritto. È proprio lo stesso esatto procedimento che abbiamo appena fatto per le spalline. Cucire poi l'elastico al resto del top nella medesima posizione dove era spillato prima, eseguendo le cuciture sull'interno del capo. Ancora 2 passaggi. Dopo aver cucito le spalline al top così come le abbiamo spillate, orlare i bordi non rifiniti e infine tagliare gli eccessi di stoffa. L'ultimo consiglio che vi do, cucendo, è di chillarvi di brutto. Ascoltate la musica che più vi piace oppure dei podcast. Io, intanto, ascoltavo Drupi. Abbiamo finito, ragazzi. È stato un po' complesso, ma finalmente ce l'abbiamo fatta. A me queste spalline fanno impazzire. Secondo me questo top va indossato con sotto una maglietta con un bel cerchio. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Ed eccoci giunti all'ultimo tutorial, una borsa per LP. Posizionate un disco, o se non l'avete, un quadrato 30x30 cm sul dritto della felpa, centrando l'eventuale stampa decorativa. Ricalcate con un gesso o un pennarello i bordi del quadrato, dopodiché spillare ben piatti i due strati della stoffa. Raga, scusate se è la seconda volta che manca un video, ma io veramente non so veramente cosa sta succedendo. Comunque, una volta ritagliati i pezzi, separare i due quadrati e orlarli alla stessa altezza, soltanto sul lato superiore. Una volta orlati entrambi i pezzi, passare a macchina gli orli con un punto a zigzag per ottenere un bordo piatto. Le spalline invece vanno sovrapposte in coppia lato corto su lato corto e poi spillate. Successivamente piegarle dritto contro dritto per il lungo e spillarle per tutta la loro lunghezza. Poi passare entrambi i pezzi a macchina. Come per le spalline del top, eseguire una cucitura anche su uno dei due lati corti. Quindi con l'aiuto di un uncinetto o di un bastoncino risvoltarle sul dritto. Eseguire un'ulteriore cucitura zigzag sul centro, dove abbiamo sovrapposto i pezzi di stoffa per fissarli bene. Ripetere la cucitura finché non si è sicuri che sia ben salda.
Fatto questo, torno alla busta vera e propria. Spillo dritto contro dritto i due quadrati con l'orlatura nella stessa direzione, ovvero sopra. Dopodiché, come potete vedere, passo macchina. Ecco qui un pezzo di borsa fresco fresco di cucitura. Posizionare le spalline nel punto più opportuno, io le ho messe a circa 5 cm dal lato, e spillare. Ovviamente fare in modo che i manici fissati siano esattamente alla stessa altezza. Passare poi a macchina il tutto, eseguendo una cucitura a punto dritto sovrapposta a quella già fatta per l'orlo. Unite ancora la parte che avanza della spallina alla borsa, con una cucitura quadrangolare e anche diagonale, per affrancarla meglio. Se avete a casa una borsa di tela, potrete vedere da vicino come è fatta. Risvoltiamo la borsa sul dritto per vedere il risultato finale. Se si vuole, si può passare un pezzo della stoffa avanzata imbevuto d'acqua sulle tracce del gesso, per farlo svanire. Ed ecco qui, anche quest'ultimo progetto è finito! Sono molto soddisfatta e non vedo l'ora di usarla alla prossima fiera del vinile. Quindi? Io sono alto, tanto la telecamera mi taglia la fronte. Sono felice che siete arrivati fino a qui a vederlo, perché devo dire che la parte del top era un po' insidiosa, però non vi siete annoiati se siete arrivati fino a qua, quindi molto bene. Questo mio graziosissimo ragazzo ha un nome ed è Andrea. Ciao a tutti. Soprannominato il boy. Stavo pensando, tra l'altro, che magari non tutti a casa hanno una macchina da cucire, per cui se volete vedere dei tutorial in cui non si cuce a macchina, fatemelo sapere nei commenti, perché potrebbe essere un'idea per qualche prossimo video. Milav aspetta al prossimo video. Se il video ti è piaciuto, metti like, condividi con gli amici, iscriviti al canale, iscriviti agli amici e condividi il tuo canale. Viva il cucito!